Davvero ricco il menù del martedì sera del Crese Village in via Felluga a San Luigi, ben 8 partite Crese Over 35 oltre all'inizio del Crese Calcio Tennis e alle 3 partite incluse nel programma Crese Volley oltre alle 2 Crese Basket. Partiamo con il Crese Over 35, avevamo nel primo match sul campo 1 Pro Lorenzo alla meglio sugli Gioga Bonito col punteggio di 3-1, reti di Despotovic, Stanojkovic e Bektic, mentre per i Gioga Bonito a segno solo Lorenzo Moscolin. Sul campo 2 Ataus Immobiliare batte addirittura 10-0 l'Osteria e i Giardinieri con 4 reti di Massimo Würse, una rete di Denis Giulivo, doppietta di Manuel Alfieri e rete conclusiva di Walter Macor, oltre ovviamente ai 2 gol realizzati da Alessandro Veronesi. Sul campo 3 9-3 davvero torrenziale dei Super Pachi contro gli Orange Neri, Super Pachi in rete 4 volte con Fabrizio Zaro, 2 volte a testa per Manuel Chelo e Vladan Despotovic e un gol per Fiorenzo Usai. Negli Orange Neri a segno 2 volte Ciro Martino e una volta Andrea Crevatin, ma chiaramente questo non basta per ottenere punti in classifica. Le gare delle 21 inaugurate sul campo 1 dallo spettacolare pareggio 6-6 tra Borussia Trieste e Trieste Costruzioni, per il Borussia in rete 3 volte Cristiano Visentin, 2 volte Fabrizio Jurincic e una volta Andrea Cotide, mentre per la Trieste Costruzioni 3 gol del sempreverde Sasha Duricic, doppietta per Mladen Rudonia e rete di Andrei Santic. Tanti gol, tante emozioni, ma solo un punto per parte. Alle ore 21 sul campo 2 10-3 di Soncini Triestina contro i Magnana, Soncini in rete 4 volte con Fabio Schiraldi e 3 con Giuliano Cernecca, un gol ciascuno poi per Masutti, Rossetti e Antonio Luce. Sul campo 3, 4-3 del Royal Ice Bar contro gli Havana Club. Royal Ice Bar in rete 2 volte con Mario Domio, una volta con Alessio Mauro e Roberto Sluga. Alle ore 22, Brada Impex alla meglio 4-1 sul Nossepol Team, grazie alla doppietta di Paolo Audino e ai gol di Mauro Dandri e Claudio Gazzin. A chiudere la serata Over 35, sul campo 1 alle ore 22, il successo di Quadrifoglio Immobiliare contro i Cover, 3-2 il finale con rete di Cristian Zelle, Manuel Bussani e Stefano Prisco. Per quanto riguarda il Crese Volley, una sfida Volley Pro e 2 Volley Free. Nel Crese Volley Pro e Ape ad imporsi 2-0 sugli NPC con il punteggio di 25-19 ed un combattutissimo secondo set chiuso sul 28-26. Per quanto riguarda il Crese Volley Free invece doppio percorso netto anche in questo caso, i Bazinga battono Sissa Volley 2-0, 25-23 e 25-16 i parziali, mentre Fisio Volley alla meglio su Domio col medesimo punteggio 25-19, 25-21 i parziali per il secco 2-0 in favore di Fisio Volley. 3 partite nell'odierno programma Crese Basket, 2 già in calendario e poi il recupero della gara sospesa la sera precedente, vale a dire quella tra Telecom e San Giovanni Spurs. Cominciamo proprio da questa con San Giovanni che vince 34-32 appunto contro Telecom con MVP del match eletto Milic. Idrotermo Z Tormentos si risolve addirittura al tempo supplementare, Tormentos vince 68-65 dopo che i regolamentari si erano chiusi sul 59-59. MVP di questa sfida è stato eletto Skriniar dei Tormentos. Ultimo match in calendario nell'odierno programma Crese Basket è il successo del Bar Junior 46-42 contro i Bar Collanti 25-17 all'intervallo lungo con Mihajlovic del Bar Junior eletto miglior giocatore della sfida.